chiamo Alberto Bellini, sono un professore dell'Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione e sono responsabile per le attività education di Climate Kick. Climate Kick è una delle comunità che si occupano di mettere insieme il cosiddetto triangolo della conoscenza, quindi imprese, attività di ricerca e educazione, formazione. Tra queste comunità c'è appunto la Climate Kick, che si occupa di clima e cambiamenti climatici. Lo scopo è quello di mettere insieme tutti gli attori che sono in grado di realizzare una rivoluzione dal punto di vista sociale, ambientale e tecnologico, perché per risolvere il tema dei cambiamenti climatici non è sufficiente agire solo su uno dei lati del triangolo. Quindi è molto importante costituire queste comunità e noi come Università di Bologna siamo felici di essere partner di questa rete che in Europa conta 380 partner. Per quanto riguarda il tema plastica, il progetto bandiera della Climate Kick è il cosiddetto programma eCircular, che è coordinato dall'Università di Bologna e si occupa della plastica. Primo tema da individuare è quali sono le relazioni tra plastica, economia circolare e clima. Dobbiamo ricordarci che circa un terzo delle emissioni climalteranti, ovvero di CO2, ovvero di biossido di carbonio, sono emesse dai materiali, ovvero dalla produzione dei materiali più impattanti, che sono acciaio, alluminio, cemento e plastica. Parlando di plastica, credo che dobbiamo ricordarci due cose. Uno, che è un settore con un impatto enorme, non soltanto quindi per il tema del marine littering e per il tema della dispersione, causato dal fatto che circa un terzo del materiale plastico immesso a consumo viene disperso nell'ambiente, quindi appunto finisce nei fiumi e poi nel mare, ma anche perché le emissioni associate a questo settore sono molto elevate e producono un grosso impatto sui cambiamenti climatici. La tendenza più comune, più frequente, è quella di promuovere il riciclo della plastica, che si ottiene sia attraverso prodotti con materiali diversi, quindi completamente riciclabili, ma anche attraverso le buone pratiche di raccolta e di gestione del rifiuto. Ma questo non è sufficiente, cioè credo che il messaggio che deve passare è che il riciclo non è sufficiente. Dobbiamo ridurre la produzione e l'uso di plastica, altrimenti non riusciamo a rispettare i parametri richiesti dai vincoli sul clima. Significa adottare diversi stili di vita, significa adottare dei sistemi completamente diversi di uso dei nostri materiali. Faccio qualche esempio. Abbandonare i prodotti usa e getta, per esempio non utilizzare bottigliette di PET o bicchieri usa e getta, ma sostituirli con materiali riutilizzabili e favorire più che il riciclo il riuso. Il messaggio fondamentale che ciascuno di noi, a mio parere naturalmente, deve adottare nella propria vita quotidiana è che dobbiamo chiederci tutte le volte che acquistiamo un imballaggio, tutte le volte che acquistiamo un oggetto in plastica, se veramente ci serve. A prescindere dal fatto che venga fatto in bioplastica o riutilizzato, eccetera, dobbiamo sempre ricordarci che il suo impatto è molto elevato. Quindi il messaggio è: chiediamoci se serve e se possibile sostituiamolo con qualcos'altro. Faccio un esempio che credo sia molto emblematico. Fino a 5-10 anni fa noi utilizzavamo i supporti per cinema, musica, con tutto materiale plastico. Oggi attraverso lo streaming non li usiamo più. Questo è un esempio di come cambiare completamente le abitudini della nostra vita quotidiana, ricordandoci che la plastica è un problema e che il riciclo non è una soluzione. Per me Italia che cambia è un progetto molto importante, perché tutte le azioni che sono rivolte all'autoconsapevolezza, alla coscienza, alla pre-politica, come
vogliamo definirla in termini generali, sono molto importanti perché in questa comunità serve una grande rivoluzione dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.